desiderio che io esprimo, cioè mi piacerebbe che rimanesse come ricordo di questa esperienza, è l'aver compreso quali sono innanzitutto le dinamiche in cui l'attività dell'architetto, l'attività del progettista oggi si sviluppa all'interno del cambiamento dei modelli di produzione. Questo cambiamento è collegato ad altre variabili. Il fatto, come dire, di imparare a prendere in modo diverso, capire dove stanno le informazioni rispetto ai processi di produzione, come documentarsi, l'importanza e la centralità della collaborazione, della condivisione, sono tutti aspetti, come dire, centrali. Dall'altro lato è un altro obiettivo, è quello di togliere forse una patina di evangelismo su il mito della fabbricazione digitale, nel senso che è un processo molto utile, molto interessante, che tuttavia non va mitizzato, cioè va visto per il suo reale e potenziale utilizzo, che è alto ed elevato, ma va, secondo me, in maniera molto interessante poi contestualizzato al tessuto produttivo, ad esempio di un paese come il nostro, che è straordinario per ricchezza e varietà di produzioni, know-how tecnologici, capacità progettuali e produttive.